Buonasera, ben ritrovati amici della Domenica Sportiva di Rete 8 in diretta per parlare come sempre del weekend sportivo abruzzese, affari centrati sul nuovo allenatore del Pescara, vi diremo tra pochissimo chi è. Intanto buonasera, buon lavoro a Francesco Berardinelli alla telecamera e buonasera e buon lavoro al nostro Dino D'Angelo in regia, sempre un piacere ritrovare con me Gabriele De Bari. Gabriele, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera, non è un periodo bello però... Te lo dico subito Gabriele, calma questa sera. Calma, non è che sono io a non essere calmo, sono gli eventi che ci hanno travolto in maniera inaspettata. Siamo stati travolti da eventi che nessuno poteva immaginare. Calma, mi raccomando, Gabriele. Buonasera. Anzi, l'avevamo anche immaginato, diciamo la verità. Da, non cominciare, fammi fare i saluti. Buonasera e complimenti al direttore del Notaresco, Andrea Masciangelo, 2-0 secco a San Benedetto con la Sampo. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie ad Andrea Masciangelo, è stata la prima settimana di grande ciclismo in Abruzzo. Buonasera, ben trovato a Luigi Di Giosia, referente per l'Abruzzo di RCS con la Tirreno Adriatico. Ciao Luigi, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Andrea Gessa, e per questa sera scoprirete perché la presenza è perfetta di Andrea Gessa, tecnico dell'Under 17 del Pescara. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buongiorno. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Perché è perfetta, Gabriele, la presenza di Andrea Gessa? Perché il nuovo allenatore del Pescara è un ex compagno di squadra di Andrea Gessa, Emmanuel Cascione, che domani arriverà, firmerà il contratto e dirigerà il primo allenamento. Ti potevo rispondere con una frase che dicono a Roma, ma me la tengo per me. No, dilla, però mi raccomando. Che è successo? No, tu, il nuovo tecnico Andrea, c'è uno che ti poteva rispondere alla romana, ma è meglio di no. Non è una battuta felice, quindi lasciamo perdere, dai. 30 secondi, primo giro con gli ospiti. Ti piace la scelta di Cascione? No. Lo sapevo che dicevi così. Non mi piace né per il nome né per i tempi. Noi, ti ricordi, qui avevamo auspicato il cambio del tecnico già da un mese fa, perché un mese fa si poteva ancora riaggiustare qualcosa. E adesso ti sei dovuto accontentare di chi non ti ha detto di no, hai preso una serie di no, una serie di schiaffi uno dopo l'altro, ne abbiamo già presi tanti nelle trasferte, ma oggi l'hai presa anche in casa, gli schiaffi, dai rifiuti. Come no, tu ti sei dovuto accontentare di uno che non ha detto di no, dopo che ne avevi cercati altri, sì, di nomi più importanti, e anche illudendoti che potevano accettare. Noi dicemmo un mese fa, poi chi ti viene qui per 6 partite o per 5 partite? Non ti viene nessuno, cioè ti viene quello che ti tocca, ti devi accontentare, ed è una stagione in cui la gente si sta accontentando troppo ed è stanca di accontentarsi. Abbiamo toccato il fondo. Aspetta, Gabriele, però non esagerare, e tra un po' dobbiamo cercare di capire il perché di questa scelta. Un flash con Andrea Masciangelo, chiaramente sulla scelta di Cascione a Pescara, da addetto ai lavori, da direttore sportivo, come le vedi questa scelta? Vabbè, penso che ci sia la motivazione chiara, sia che comunque si andava alla ricerca di un allenatore solo per portare a termine la stagione, quindi è chiaro che i nomi fatti che hanno detto di no è per una questione di durata del contratto, e quindi la società sicuramente ha delle motivazioni importanti per la ricerca di un allenatore che porti a termine la stagione, quindi bisogna capire sempre al di dentro quello che sarà l'idea. Poi Gabriele, capiremo anche perché la società non è voluta andare oltre giugno 2024. Andrea Gessa, dicevo poco fa, è stato compagno di squadra di Manuel Cascione, 2 anni mi sembra insieme a Pescara. Io chiaramente vado subito a toccare l'anno della promozione in Serie A con Zeman. Ma come lo vedi Emmanuel? La prima cosa che gli dirai quando lo vedrai, così, secco? Beh, intanto non ci vediamo da un po', quindi sarà un piacere rincontrarlo. E sì, abbiamo giocato insieme 2 anni, l'anno della B con Di Francesco, e eravamo quasi compagni di reparto con Zeman. Lui faceva mezzala a sinistra, io all'inizio a destra. È stato sicuramente un bellissimo anno, magari ne potremmo ricordare insieme qualche... Assolutamente, dopo li ricorderemo, ti chiedo solo se ti immaginavi già... C'è una parola che ricorre spesso. Dimmi. Ricordi. Che bisogna dire, 2012. Quando questa parola ricorre troppe volte, vuol dire che la realtà... Sei partito troppo cattivo, no, Gabriele. Stavo chiedendo a Andrea Gessa se aveva già capito nel 2011 e 2012 che nel futuro avrebbe fatto l'allenatore Cascione. No. Centrocampista all'Allegri che ragionava già da allenatore? Beh, sicuramente il giocatore è indiscutibile, quindi sicuramente
ha avuto un grande passato qui a Pescara, abbiamo vinto insieme, è stato comunque un grande compagno, un amico, e quindi insomma sono felice per lui sicuramente. Anche gol con la fascia di capitano al braccio di Emanuele Cascione, se non erro questo è Ciro Immobile che ha fatto un assist mica male, l'inserimento di Emanuele Cascione. Queste sono altre immagini di Cascione, poi chiaramente con i nostri ospiti andremo a commentare la scelta di Emanuele Cascione, spiegheremo anche quali sono stati i rifiuti a cui faceva riferimento Gabriele De Bari. Primo giro anche con Luigi Di Giosia. Luigi, referente per l'Abruzzo di RCS, mentre ecco l'altro gol di Emanuele Cascione per l'Abruzzo sulla Tirreno Adriatico. Ti chiedo un bilancio delle due tappe. La tappa arrivata a Giulianova, vinta da Jonathan Milan, secondo Jasper Philipsen che ieri ha vinto la Sanremo. Tappa da Torricella Sicura a Valle Castellana, vinta dall'uomo che negli ultimi due anni ha dominato il Tour de France, Jonas Vingegaard. Ma è stato, secondo me, è stato un grandissimo risultato. Sono stati due giorni intensi di, io lo chiamo, di grande sport, non solo ciclismo, perché c'erano tanti appassionati di ciclismo, c'erano tanti sportivi, soprattutto sul tutto il percorso che sono stati che è stato attraversato sia nella tappa di Giulianova che quella di Torricella Valle Castellana. Lo dicevo qualche giorno fa, all'interno dell'ospedale di RCS c'erano tantissimi appassionati di ciclismo che fanno altro sport, tipo dirigenti di pallacanestro, di basket, dirigenti sportivi del Giulianova Calcio, c'erano giocatori ex giocatori del Giulianova Calcio, quindi sono stati due giorni veramente, ma veramente belli. Li andremo a commentare, Luigi, durante la nostra trasmissione, poi parleremo anche di quello che sarà il 2024 del ciclismo abruzzese, perché tra poco sarà Giro d'Abruzzo, poi Giro d'Italia, poi Giro d'Italia Women, quindi grande ciclismo che in Abruzzo è di casa. Sei d'accordo almeno su questo, Gabriele? Sì, ma poi io con il ciclismo ho un legame che mi ha condizionato tutta la vita. Peccato che non ci sarà Ciccone al Giro d'Italia, è stata ufficializzata la rinuncia per un problema fisico. Perché ci ha partecipato qualche volta? No, Gabriele, ha vinto la maglia azzurra, ha vinto sul morto. No, per favore, sì, Gabriele. Vabbè, però il modo di dire che ogni anno noi aspettiamo l'esplosione di questa atleta e ogni anno è anche sfortunato. Ha vinto la maglia Pro Tour, però. Sì, vabbè, ragazzi. Ma lui aveva qualità e ha ancora, penso, qualità per fare di più. Vabbè, ecco, cioè io aspetto ogni anno. Così già è diversa la cosa. Così è già diversa. Andiamo sulla scelta di Cascione. Mi aiuterà poi un po' Andrea Gessa a ricordare Andrea Emanuele da calciatore. Poi con Andrea Gessa parleremo dei progetti del settore giovanile del Pescara con la sua Under 17 e non solo. Comincio da te, Gabriele. Emanuele Cascione, nuovo allenatore del Pescara. Ora ci puoi dire quello che pensi. Che pensi? Siamo arrivati a un punto in cui la città di Pescara è stata bistrattata da risultati inimmaginabili. Il fatto di subire 4-5 gol ogni trasferta vuol dire che anche i calciatori stessi non hanno dimostrato quell'attaccamento, quella voglia di combattere. E poi, siccome noi critichiamo giustamente il presidente, critichiamo giustamente il tecnico, i calciatori e il direttore sportivo, questa squadra chi l'ha fatto? Non l'ha fatto il direttore sportivo, ci hanno fatto credere che era una squadra competitiva. Non, niente di tutto questo, una sconfitta dopo l'altra. Cioè Pescara non merita questa situazione, la città di Pescara, la storia di Pescara, il tifo di Pescara non merita una situazione del genere in cui tu hai tutto un rifiuto a venire a chiudere un campionato. È una cosa brutta, io non me la ricordo a memoria d'uomo una situazione del genere in cui il presidente è il massimo responsabile e gli altri, vogliono parlare del sindaco. In situazioni del genere il sindaco dovrebbe dare una mano al presidente. Una volta si usava riportare la squadra in comune e i libri contabili in tribunale una volta, ma se il sindaco riuscisse o fosse riuscito a trovare un aiuto al presidente, forse non saremmo arrivati a questa vergognosa situazione imbarazzante in cui tutta Italia vede Pescara come una squadra allo sbando. Io una cosa del genere non me lo sarei mai aspettato da una città che non merita questa situazione. I tifosi non meritano questa situazione. Però Sebastiani ha provato a prendere, questo è l'articolo del nostro Massimo Profeta sul sito, Delio Rossi, Beppi Pillon, Roberto Stellone, Andrea Camplone e Cristian Brocchi. Adesso tutti no alla risposta. Allora, quando Zema è andato via, una società normale avrebbe preso un altro tecnico
e invece, siccome lui era il libro paga, evidentemente si è preferito non cacciare soldi per un altro allenatore, andando incontro a una serie di situazioni di disfatte che non ha precedenti. Adesso la situazione com'è? Irrimediabile? Io speravo che la società offrisse anche un contratto per il prossimo anno al tecnico esperto individuato per vivere questo finale. Ecco, ma perché Masciangelo, secondo te, che sei un direttore, il Pescara si è proprio, ha proprio puntato su questo, si è puntata nel senso fino al 30 giugno 2024 nessun contratto anche per il 2025? Perché vuole cedere la società e vuole lasciare la società senza vincoli contrattuali? Perché forse Delli Carri e Sebastiani hanno già scelto l'allenatore per il prossimo anno? Ma penso che ci siano state già delle dichiarazioni da questo punto di vista, perché comunque ci sono delle trattative per il passaggio societario. Comunque non ha senso adesso anche prendere un allenatore per il prossimo anno in base anche a se succede qualcosa in società. Quindi penso sia la cosa fondamentale sia stata questa. Vado da Andrea Gessa, ma per ritornare a parlare di Emmanuel Cascione, qual è il ricordo più bello che ti lega a questi due anni con Cascione? La festa della nave di Cascella dopo la promozione in Serie A non vale perché è scontato. Beh, mi viene in mente solo quella in particolare, perché è talmente grande che sicuramente vince su tutte, però sono stati tanti le cose che abbiamo vissuto insieme, anche nello spogliatoio stesso eravamo accanto, ricordo che aveva la fissa per alcune cose che dovevano stare sempre in ordine, e quindi insomma degli aneddoti particolari che credo che faccia piacere insomma vedere un ex compagno in questa nuova veste. Secondo te, ti faccio una domanda che so che è difficile la risposta, secondo te tatticamente che Emmanuel Cascione vedremo a Pescara? Nel senso, da quello che ti ricordi tu, se ne avevate già parlato, è un allenatore a cui piace la difesa a 3, piace la difesa a 4, piace un calcio più propositivo, meno propositivo, più ordinato. Che idea ti sei fatto, Andrea? Ma io non lo conosco dal punto di vista calcistico come allenatore, pertanto insomma io credo che oggi... Aspetta, chi è che ha segnato qui? Uno. Vedi un po' se riconosci chi ha segnato questo gol. Qualcuno, qualche volta lo facevo, e raramente insomma. Sembra la maglia numero 20 di Gessa, no? Questo sì. Chi è? Sempre io. Sempre io. Gessa. Ah, non è che si rimette magliette e pantaloncini e va a dare una mano, no? Beh, questa squadra farebbe bene figura. Non comincia, Gabriele, non esagerare. Non esagerare, ragazzi, ma sei a base del buco. 5 gol a partita, ma stiamo scherzando. Non esagerare con i commenti. Ragazzi. Vai Andrea, scusami, ti ho interrotto sulle idee tattiche di Cascione. No, ripeto, non lo conosco, non ci sentiamo da tanto, non mi avventuro in alcun commento. Credo che la priorità sia il Pescara e chi possa risolvere la situazione viene in secondo piano. Se è un mio ex compagno sono ancora più felice ovviamente, ma la priorità è pensare al Pescara oggi. E a proposito di Pescara oggi faccio la domanda difficile ad Andrea Masciangelo, perché se la faccio a Gabriele De Bari mi esplode la telecamera. 2024, quindi parlo delle trasferte del 2024, se leviamo la partita di Arezzo vinta 2-1 dopo sbloccata subito su calcio di rigore e l'infortunio di Vergani, il Pescara, vado a memoria adesso, Andrea, ha subito 4 gol ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, 4 gol a Gubbio, 4 gol a Pesaro, 4 gol a Sassari, 3 gol a Recanati, 5 gol l'ultima partita a Rimini venerdì scorso. Sicuramente... Gabriele De Bari parla di banda del buco, se devo essere sincero non ha tutti i torti. Anche mi pare se devo... la seconda peggior difesa di campionato. Sì, ma se guardiamo il 2024 credo anche sì, peggiore in assoluto. Sicuramente ha mostrato molta fragilità dal punto di vista, perché è una squadra giovane e quindi quando va in difficoltà, ho visto un po' la partita, comunque si lasciano sempre più andare alla prima difficoltà. Però scusa, ti interrompo, Brosco, Di Pasquale e Pellacani sono i tre più esperti. Sono più esperti, però a livello quello che al di fuori, perché poi è sempre difficile giudicare al di là, devi conoscere dettagliatamente i giocatori, quello che mi salta all'occhio è una mancanza di personalità. Sono sicuramente dei grandi giocatori, però in determinati momenti la personalità è importante, o comunque un allenatore
che era Zeman, leader di questo gruppo, che viene a mancare, sicuramente il gruppo ne ha risentito. Quindi quando basi tutta una squadra su un allenatore importante come Zeman e viene a mancare la squadra giovane, che ha un pizzico di mancanza di personalità, può subire queste cose. Ma non è che con Zeman non abbia subito, con Zeman pure non è che fosse andato benissimo le cose. Beh, Gubbio e Juventus erano con Zeman. Sì. Forse, dico, quando l'allenatore ti dice il giovedì la squadra mi segue, la domenica fa come gli pare, e già devi prendere atto che c'è qualcosa che si è rotto, che non va più bene. Da lì bisognava cambiare, secondo me. Lasciangelo. Sì, poi adesso è facile parlare, come diceva anche Andrea, adesso c'è una priorità che è quella del bene del Pescara, quindi bisogna innanzitutto ricompattarsi. Io ho visto un segnale positivo, che i tre davanti mi hanno dato un'impressione positiva, quindi secondo me bisogna ripartire da ricompattarsi con un allenatore che arriva sicuramente con grande entusiasmo, conosce la piazza, conosce i dettagli, è stato capitano, non è una cosa da poco, perché comunque vuol dire personalità per indossare anche la fascia da capitano a Pescara. Io l'ho incontrato tanti anni fa quando avevo iniziato ad allenare il Cattolica, io ero a Vasto e mi aveva già dato una buona impressione. Ecco, com'era tatticamente, come giocava? 4-3-3, faceva 4-3-3, 4-3-1-2, poi cambiò la partita, però mi aveva dato comunque una buona impressione, era il primo anno che allenava. La squadra cercava di farla giocare e quindi poi l'importante è, secondo me, un profilo che può dare entusiasmo, perché, ripeto, conosce bene i dettagli della piazza di Pescara. Il profilo che può dare entusiasmo mi pare sia stata la quinta scelta, non mi pare che Pescara fosse andato su Cascione sicuro che cambiava la situazione. Ci è andato perché una serie di tecnici esperti in navigata hanno detto di no. Andrea Gessa con Pillon, Ceremi, giusto? Sì. Da giocatore o da team manager? Team manager. Team manager con Pillon. Tra l'altro io Pillon l'ho sentito personalmente ieri, ha detto aspetto la seconda chiamata del Pescara, la seconda chiamata è arrivata, ma contratto fino al 30 giugno 2024, non l'ho preso neanche in considerazione. Due sono le motivazioni: o ci hanno già il tecnico nel prossimo anno, o come più pare il presidente non può ripartire in queste condizioni. Dopo ci dirai qualcosa sull'eventuale cessione societaria, qualche cosa ce l'hai, qualche indicazione o preferisci? Ci sono delle voci che arrivano da Roma, ma sai, io prima vorrei verificare bene. E poi Roma, quindi cordata italiana? Sì, sì. Vabbè, ci puoi dire qualcosa, c'è incuriosito. No, c'è qualcosa che si muove, sperando che vada in porto, ma il rischio limite è che diventi una seconda squadra di qualche altra società. Hai già detto tanto. Ma Sian, però così mi incuriosisci. Giallo, non ce lo vuole dire. Giallo rosso, bianco celeste. Cose che si muovono, ma finché non ho la certezza, non ho la convinzione che tutto sia proiettato in questa direzione, sempre meglio avere i piedi per delle terra. Convinzioni terra terra. I nomi che sono stati fatti, i rifiuti che ha ricevuto il Pescara, tu che avresti affidato a loro la panchina se avessero detto tutti sì? Delio Rossi, Pillon, Stellone, Camplone e Brocchi. Pillon, per una semplice, perché comunque conosce bene la piazza, quindi anche io mi sono trovato in una situazione, diciamo, non come Pescara l'anno scorso, e ho affidato la panchina, mi è venuta l'idea di darla ad Alessandro perché conosceva bene tutti i dettagli della squadra, quindi Pillon conosce la piazza, conosce tutte le persone che ruotano intorno alla società e quindi ha un mese di vantaggio rispetto a un allenatore che viene e perde minimo un mese e mezzo per conoscere tutte le situazioni, e ha l'esperienza poi tattica intanto per subito risolvere i problemi che oggi sono evidenti, quelli che abbiamo detto anche prima, dei troppi gol nelle ultime partite. E allora oggi Andrea Gess è l'uomo della Marcord, perché poi parleremo di settore giovanile. Io, Andrea, chiaramente rispettando il tuo ruolo, non ti chiedo commenti tecnici sull'attuale momento del Pescara, è stato penso abbastanza chiaro Gabriele De Bari. Ti chiedo però, Pillon allenatore, se avete sfiorato la Serie A in quel Pescara-Verona gara di ritorno davanti a quasi 18.000 spettatori, rigore di Pazzini se non ricordo male? Penso di sì, penso di sì. 0-0 all'andata, meritavate di più al ritorno. Ma io con il mister ho sempre avuto un bellissimo rapporto, ma penso che sia difficile non andare d'accordo con mister Pillon. Io credo che prima dell'allenatore in assoluto è proprio la persona, no? E quindi
Assolutamente un grande rispetto, ha sempre avuto rispetto di tutti noi che ci lavoravamo, eravamo un contorno, insomma. E penso che, insomma, oltre che a livello comunque anche calcistico, sia indiscutibile la propria esperienza, la sua esperienza. Prima di andare in pausa pubblicitaria, Dino, se è possibile, vediamo la classifica, così chiudiamo l'argomento Pescara, sottolineando, Gabriele, un aspetto importante, quale? Che ora il Pescara deve guardarsi alle spalle perché non è più così sicura addirittura anche la decima posizione, e questo è un paradosso se si parla di Pescara. Io vi farei riascoltare le dichiarazioni del presidente, del direttore sportivo di qualche mese fa, quando continuavano a dire che era una squadra competitiva. Pescara oggi ha, guarda Gabriele, io faccio cronaca, il Pescara ha 45 punti, sì. La zona, la prima delle escluse dalla zona playoff è la Lucchese che ne ha 40, quindi il Pescara ha 5 lunghezze di vantaggio, ma attenzione, questo Pescara, a meno che Cascione non abbia la bacchetta magica, contro il Pontedera rischia di far fatica, poi ha il Cesena fuori casa che deve andare in Serie B e che quindi ha bisogno di punti per alimentare... No, di punti no. Sì, ne ha bisogno, per la matematica ha bisogno di punti, non penso che regali una partita a Pescara senza motivo, a posto. E poi ha la partita in casa con la Virtus Entella. Se non dovessero andare bene queste partite, è a rischio anche la zona playoff? È un paradosso grande, però è così. Sai, io penso che il fondo sia stato toccato, magari mi sbaglierò, però insomma che si possa addirittura dilapidare altri 5 punti di vantaggio, non c'è mai, come dire, non c'è mai limite al peggio, no? Però penso che 5 punti rappresentino ancora un vantaggio rassicurante per rimanere nell'ambito playoff. Se poi non si va manco ai playoff, io vorrei che venissero qui i responsabili di questo marasma e chiedessero scusa pubblicamente alla città, ai tifosi, di questa stagione imbarazzante. Pausa pubblicitaria per noi, poi primo spazio al ciclismo, al settore giovanile con Andrea Gessa, e naturalmente non vi dovete perdere i riflessi filmati del capolavoro del notaresco a San Benedetto. Alle 21.45 interverrà anche il presidente del Chieti, Ettore Serra. Torniamo insieme dopo la pausa pubblicitaria, primo spazio dedicato al ciclismo, Luigi Di Giosia. Luigi, cominciamo dalla prima tappa della Tirreno Adriatico 2024 in Abruzzo, partita da Arrone ed arrivata a Giulianova, con un circuito che ha permesso di far vedere tanto della provincia teramana esaltata il giorno successivo con la Torricella Valle Castellana, ha vinto Jonathan Milan, secondo Jasper Philipsen, vincitore ieri della Sanremo. Luigi, che tappa è stata? Ma in premessa abbiamo azzeccato il pronostico. Bravo, è vero. Quindi grande vittoria di Milan, quindi un italiano. Diciamo che sostanzialmente dall'entrata sul territorio della provincia di Teramo sono state attraversate 7 comuni della nostra provincia di Teramo, appunto, e c'è stato, come dicevo anche prima, una risposta a livello di pubblico importante. Soprattutto... A proposito di comuni, Luigi Di Giosia, quanti comuni nelle 2 giorni sono stati attraversate? Sono state attraversate il 42% del territorio della provincia di Teramo, quindi su 47 comuni ne abbiamo attraversati 20. Immagino e spero ti abbiano ringraziato tutti perché hai dato una vetrina. Quasi tutti, tranne uno che sostanzialmente non ha avuto nessun tipo di... ha avuto tanta indifferenza. Ecco. Quale? Ma vabbè, questo poi non vale la pena dirlo. Di solito uno si dice che non si è mai profeta in patria, non è che il comune è suo, no? No, Bellante, non è Castellalto, assolutamente. Bellante, no? Io abito a Castellalto. A posto, non lo so. Facciamo finta di nulla. No. Milan a Giulianova. Milan è stata veramente una grandissima vittoria, ha battuto di corridori, poi Philipsen che domenica ha vinto, tra parentesi, la Milano-Sanremo e... Ma sono stati veramente 2 giorni importanti, la tappa di Giulianova, poi con 2 passaggi sotto l'arrivo, gli ultimi 32 chilometri su un circuito quasi cittadino che comprendeva il territorio di Giulianova e quello di Mociano Sant'Angelo, è stato veramente un plebiscito di gente, di tifosi di ciclismo e anche di tutti gli altri sport. È stata una bellissima manifestazione, Giulianova. Eccolo, Jonathan Milan, che tra l'altro Luigi deve molto all'Abruzzo. Ora arrivo da te, Gabriele. Perché? Perché l'anno scorso, tappa di San Salvo al Giro d'Italia, vinta da Jonathan Milan. E quindi Jonathan Milan e l'Abruzzo è un bel binomio. Sì, eccolo Jonathan Milan.
Peccato che poi il giorno dopo, con la tappa di Torricella e Valle Castellana, abbia perso la maglia, però insomma era una tappa effettivamente non adatta alle sue caratteristiche, perché lo dicevo prima, una tappa di 146 km con 3200 metri di dislivello sembrava una tappa, diciamo, di trasferimento banale, ma poi alla fine ha vinto Vingegaard, che sostanzialmente per me attualmente insieme a Pogacar sono i due più forti ciclisti al mondo, soprattutto nelle corse a tappe. E allora vado da Gabriele De Bari, perché la Tirreno Adriatico porta sempre i grandissimi campioni del ciclismo. Io mi ricordo la prima edizione, ero un ragazzo, e vinse il mio idolo Zandegu, tre tappe erano allora, e finì a Pescara la terza tappa con la vittoria di un velocista che poi morì giovane, Raffaele Marcoli. Da lì è stata una corsa che ha sempre ogni anno migliorato la propria qualità, e competono i più grandi ciclisti mondiali, vengono alla Tirreno Adriatica e non al Giro d'Italia, come prima ricordavamo. Quindi è una corsa di assoluto valore, di prestigio mondiale. Vingegaard oggi per le corse a tappe è più forte al mondo, non me ne voglia Pogacar, ma lo ha battuto due volte negli ultimi due anni. Sì, due volte, però vediamo qui. Quest'anno sarà per Pogacar un anno particolare, perché verrà il Giro d'Italia, ha studiato una preparazione in funzione delle due corse a tappe, magari limiterà qualche corsa che non è molto importante per essere più fresco. Questa è via 24 maggio, Giulianova, Luigi, proprio dove le dicevi tu, il passaggio due volte qui dei corridori, qui ha provato l'azione Tom Pidcock per cercare di eliminare i velocisti, ma troppo corta la salita. Provato anche ieri. Provato anche ieri, se è in forma Tom Pidcock. Sì, era uno strappo di un chilometro e mezzo, poi il rettilineo finale che saliva leggermente al 2%, come abbiamo appunto detto qualche settimana fa, adatto a sprinter di grande potenza, no? Quindi Milan era perfetto l'arrivo per Milan. Quindi... Ma Milan vedrete che non è ancora al massimo, può fare miglioramenti e diventerà ancora più forte. Tra l'altro, Luigi, dopo nella seconda parte parleremo della tappa di Valle Castellana vinta da Jonas Vingegaard con dei valori in salita a San Giacomo davvero impressionanti. Io vado subito al cuore. 7 watt per chilo, 7-8 watt per chilo. 7 watt a chilo sono valori clamorosi, mi sembra anche un po' troppo. Enrico, ma ieri 290 km a 46 e 100 di media, come lo sarebbe. Record di media. Cioè hanno battuto il record di Bulls. Pazzesco. Andrea Gessa fa 290 km a 46 di media in bici. Però a te ti batto. Beh, non esagerare. Ma Shangelo invece? No, io non vado in bici, ma sti numeri già mi sento male. Come hai fatto sentire male la San Benedettese oggi? Dai, una bella soddisfazione. Ne parliamo tra poco. Andrea, Luigi, prossimo anno, prossimi due anni, prossimi tre anni, so che RCS punterà sempre sull'Abruzzo, sulla Tirreno. Abruzzo ormai... La Tirreno Adriatica è diventata quasi una tradizione, a parte gli ultimi quattro anni che sulla provincia di Teramo è stata sempre presente, con delle bellissime tappe, poi tra parentesi con delle vittorie importanti, sempre di atleti di livello, Pogacar, Vingegaard, Roglic a Tortoreto, quindi io spero che RCS ci dia la possibilità di continuare questo progetto, come si sono espressi più tantissimi anche politici della nostra provincia che vogliono continuare. Lo spero, perché sono stati veramente quattro anni molto belli, molto importanti, anche per la valorizzazione in modo particolare del nostro territorio. Altro è stato ospite Gianni Bugni. Mettiamoci pure il Matteotti, che quest'anno sarà l'ultima premondiale, sì, e quindi vedrà una partecipazione qualitativa che negli ultimi anni non si era mai vista. Vedevamo Gianni Bugno, che è stato ospite in questi due giorni. Io vorrei fare un saluto e un ringraziamento, credo anche per quello che hanno fatto, mi sembra doveroso, li abbiamo visti nelle immagini, oltre ai sindaci dei vari comuni, al presidente della provincia d'Angelo e al presidente del BIM di Nicola, al presidente del Galteramo, l'amico Carlo Matone, perché di squadra si è fatto davvero un prodotto interessante visto in Mondo Visione. Torno da te dopo, Luigi, per parlare dell'altra tappa e anche per chiederti un po' di pronostici verso il Giro d'Italia, perché l'hai indovinati tutti, quindi sei anche molto molto attendibile. Poi chiederò anche a Gabriele De Bari un po' su Giulio Ciccone, che cosa ti aspetti da questa stagione. Vado da Andrea Gessa per capire come sta il settore giovanile del Pescara. Andrea. Ma io sinceramente il settore giovanile
credo che sia comunque attualmente, da quello che vedo anche in giro, girando altre piazze, anche l'anno scorso in altre vesti ho portato dei ragazzi in giro, e penso che comunque sia, come settore giovanile, il Pescara è ancora un buon settore giovanile, è comunque un settore giovanile dove si può lavorare ancora bene, dove comunque sia esce sempre qualche ragazzo da poter che arriva in prima squadra, comunque sia. Tu sempre la nota polemica. No, che verità. Quindi io penso che comunque venga fatto un buon lavoro. Nella tua Under 17, Andrea, c'è qualche giocatore, perché a 17 anni si capisce, secondo te, che può diventare un Andrea Gesso, un Emanuele Cascione o anche un livello più alto in futuro? Ma io ti dico la verità, io penso di sì. Io credo che c'è del materiale, ma non solo nella mia Under 17, penso in altre categorie ci sta, e io penso che i ragazzi vadano fatti giocare, penso che bisogna lavorare sui ragazzi, penso che ci sia il talento, ma io forse sono anche un po' la dimostrazione che senza talento si può anche arrivare in qualche modo. Io non sono un giocatore di talento. Però mi sono costruito. Però per il gol di prima ce l'avevi talento. Sì, però quelle sono immagini che io avevo 32 anni, io ho fatto il mio primo contratto a 23-24 anni. Oggi se non sei strabravo di talento a 18 anni, ti dicono che è meglio che vai a lavorare. Aspetta, però c'è un giocatore in questo periodo di livelli un po' più alti di te, Andrea, che sta esultando come esultavi tu allora, quindi ti ha copiato. Certo, quella sì. Quell'esultanza lei ti ha copiato. C'è il copyright. È Lautaro Martinez che esulta così, ti ha copiato. No, sono amante del calcio inglese da una vita che esultano così, sono io che ho copiato qualcuno. Questo però è talento, Andrea. Questa è una bella, sì, è bella. Chi te l'ha fatto il cross lì? Soddimo. Ah, Danilo Soddimo. Mm. Qui invece la sterzata, questo anche è talento, non puoi dire che non sei un giocatore di talento. No, però è vero, tu lo sai, dai, io ti ringrazio, però è così. Io mi sono costruito, ecco, cosa ti posso dire? Io ho avuto la voglia di lavorare tutti i giorni su me stesso, ho avuto una famiglia che mi ha dato la possibilità di crederci, che hanno fatto i sacrifici. E mi ricordo anche i momenti in cui stavo senza squadra e andavo a correre da solo. Io ci credevo, volevo realizzare un sogno e ce l'ho fatta. Anche questo è un gol di talento. Diamo una tiratina d'orecchie, Masciangelo, a Gessa, che ha detto che non aveva talento. No, ha detto delle cose fondamentali, e i ragazzi purtroppo mollano subito, però il lavorare, l'umiltà, il crederci sempre, alla fine ci vuole anche un pizzico di fortuna, però... Poi io dico sempre che il lavoro paga, quindi Andrea Gessa è l'esempio, ce ne sono tanti altri che con il lavoro sono arrivati a togliersi delle belle soddisfazioni. Chiaramente salutiamo anche Angelo Londrillo, il presidente, che ringraziamo, che ci ha permesso di averti qui ospite questa sera. Andrea, del settore giovanile, nella tua Under 17 insegni proprio questi valori o guardi più al campo? No, io anzi vado un po' contro tendenza, mi piace costruire insieme ai ragazzi qualche cosa insieme, ecco. È chiaro che l'aspetto tecnico sia in un settore giovanile è fondamentale. Io credo che oggi pensiamo di tirar fuori i ragazzi lavorando 2 ore al giorno. A mio avviso bisogna aumentare le ore di palla. Noi giocavamo dalla mattina alla sera, per strada, negli oratori, e poi andavamo a fare le nostre 2 ore di allenamento. Oggi i ragazzi hanno tanti altri interessi, mi piacerebbe poter tornare a quei valori lì, a quelle ore di lavoro lì, che erano divertimento, ma erano sempre ore di miglioramento con il pallone tra i piedi. Oggi purtroppo non c'è più questo ed è sempre più difficile tirar fuori i ragazzi. In più
se ci mettiamo anche il fatto che spesso si tende a no, forse domani sai devono giocare, meglio che riposano, e diventa complicato farli migliorare. Io invece penso che più lavorano meglio è. Mi fermo prima, dopo l'allenamento, cerchiamo di valorizzare i loro movimenti con delle videoanalisi. Il Pescara non ci fa mancare niente su questo, da questo punto di vista. Andrea, in bocca al lupo per il proseguo della tua stagione, torniamo da te dopo. Ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi con Andrea Masciangelo, l'ampia pagina delle Serie D, che inizieremo proprio collegandoci con il presidente del Chieti, Ettore Serra. 21:50, apriamo l'ampia pagina dedicata al campionato di Serie D. Do il benvenuto al presidente del Chieti, Ettore Serra. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Arrivo subito da lei, presidente. Subito risultati e classifiche, e poi andremo a commentare il ritorno al successo in trasferta da parte del Chieti. 1-0, gol nella ripresa a Fossombrone. Il quadro dei risultati della giornata odierna, il successo dell'Avezzano 2-0 con il Matese, pareggio tra Fano e Campobasso 1-0, 1-1, Fossombrone Chieti 0-1, Roma City Senigallia 1-1, Samb Notaresco 0-2, Soralaquila 1-0, Tivoli Ascoli 1-1, Riccione Real Monterotondo 0-1, Vasto Girardi Termoli 1-1. In classifica Campobasso, nonostante il pareggio allunga, 5 punti di vantaggio sulla Samb e 8 di vantaggio sull'Aquila. L'Avezzano a 46, sale il Notaresco a 43 punti, Senigallia 42, Roma City 41, passo avanti del Chieti a quota 39, classifica chiusa da Fano con 24 punti, Vasto Girardo 22, Matese 21. Presidente Serra, verrebbe da dire finalmente una vittoria in trasferta, è tornato il Chieti? Diciamo che abbiamo avuto un momento che siamo andati in vacanza e adesso siamo tornati a lavorare. È un momento un po' troppo lungo però. Ma a noi ci piacciono le vacanze lunghe, come quelle scolastiche, che durano due o tre mesi. Ferie arretrate, Come Gabriele? Avevo delle ferie arretrate. Dai, non è da scherzare. Presidente, le chiedo, questo ritorno al successo del Chieti, il successo della scorsa settimana, è merito di Luiso e quindi è cambiato qualcosa con la terza guida tecnica della stagione o no? Allora, io nella conferenza stampa che ho fatto ho detto un principio che fa parte secondo me della regola del calcio, così come quando si perde non c'è mai un singolo a cui addossare le colpe, anche quando si vince è sempre la squadra, e la squadra è formata dal mister e dai giocatori e anche dalla società ovviamente. Quindi dico che vittorie e sconfitte, a me che non siano episodi eclatanti, sono sempre di gruppo. Quindi diciamo che la parentesi del tecnico Iezzo lei non l'attribuisce a errori proprio dell'allenatore? La parentesi negativa della guida Iezzo? L'errore di Iezzo, l'ho detto nella mia breve conferenza stampa, è stato secondo me il fatto di non crederci, questa è la mia delusione, perché è un tecnico che lavora molto bene, lavora sul campo e tutti gli hanno fatto i complimenti, però quando le cose non vanno nella maniera giusta, secondo me bisogna avere una tenacia di voler continuare. Questo è l'unico rammarico che ho con mister Iezzo. Diciamo, il mister sicuramente è partito molto bene, è un mister d'esperienza. Secondo me ha dovuto fare i conti con una situazione molto difficile, inutile negarla, e quindi sicuramente in questo momento lui ha un merito un attimino maggiore, proprio perché doveva rimettere la testa dei ragazzi a posto, questo senza dubbio. L'impatto di Luiso, poi, presidente? Sì? L'impatto che ha avuto Luiso? No, Luiso mi sembra un tecnico che sa parlare, intanto, perché non è da tutti, ed è importante, soprattutto quando la crisi è una crisi di testa da parte dei giocatori, ci bisogna che anche il mister sappia parlare, alla squadra ovviamente mi riferisco, e abbia trovato gli stimoli giusti per rimettere in linea con le aspettative che ci dovevano essere. Senta, presidente, alla tifoseria e all'ambiente, alla piazza che le ha contestato proprio la scelta degli allenatori, nel senso con una squadra che era lì a giocarsi la promozione con Campobasso, San Benedettese, L'Aquila e Avezzano, parliamo della prima settimana di gennaio,
Come mai con l'esonero di Chianese si è affidato a un tecnico che sostanzialmente non aveva questa grande esperienza in Serie D quando aveva comunque tante possibilità di scelta? Partiamo dal presupposto che in quel momento è sempre un momento dell'anno in cui non tutti sono magari disponibili. Quello che io volevo dare era un tecnico che potesse dare ovviamente più gioco, potesse far fare quel salto di qualità alla squadra che purtroppo non siamo riusciti a dare. È vero che non aveva esperienza specifica in Serie D, però dal punto di vista della tecnica, di quello che doveva insegnare ragazzi, gli schemi, quant'altro, sicuramente poteva essere all'altezza. Però l'impatto e il cambio, come ho già detto, mi sono scusato, non è stato positivo. Ho sbagliato nel pensare di riuscire nel corso della stagione a cambiare così radicalmente tipologia di mister. Parliamo di futuro, presidente Serra, sportivo anzitutto. Quale deve essere ora l'obiettivo del Chieti da qui fino a maggio? Tutte le partite, tutte le vittorie, appunto. La contestazione nei suoi confronti e soprattutto del direttore Sartiano le ha dato fastidio, la ferita, fa parte del gioco? No, beh, l'ultima frase è quella corretta, fa parte del gioco. L'importante è che sia educata e comunque venga fatta entro certi limiti, quanto secondo me non bisogna mai esagerare né negli apprezzamenti né nei disprezzamenti. Ricordate che bisogna essere educati in tutto. Le chiedo ancora sul futuro, il binomio Serra-Sartiano è un binomio che andrà avanti insieme a Chieti? No, ma non possiamo andare a parlare già di nuova stagione, noi abbiamo degli obiettivi di questa stagione, quindi pensiamo a questa stagione, la prossima ci potremo pensare quando saremo alla fine, sicuramente. Le chiedo un'ultima cosa, allora futuro, e poi do il microfono a Gabriele De Bari se vuole fare qualche domanda al presidente Serra. Futuro dal punto di vista societario, qualora dovesse presentarsi un gruppo, presidente Serra, che vuole sedersi con lei per parlare di acquisizione del Chieti, lei cosa risponde? Io da quando ho preso possesso del Chieti mi sono aperto a chiunque voglia collaborare, quindi la prima cosa è verificare se gli obiettivi di chi vuole entrare nel Chieti sono gli stessi miei. Se si parla di collaborazione, se si parla di rilevare la squadra, quindi se io possa cederla, come mi ripeto, ho detto nella mia precedente comunicazione, o arrivano delle offerte shock che mi sembrano fuori luogo, altrimenti non se ne parla di cedere la società, assolutamente. Lei quanto pensa che possa valere il suo Chieti? Ah, il mio Chieti non ha prezzo, non sarei il presidente del Chieti. Mi sembra che è stato molto... di offerta araba, come si dice. Non ho capito, può ripetere, presidente? C'è bisogno di un'offerta araba. Ci vuole un'offerta araba. Quindi un'offerta congrua al valore di un titolo sportivo di Serie D non le interesserebbe? No, assolutamente. Anche perché in questa società la stiamo riorganizzando in tutto e la stiamo strutturando per fare, insomma, che si spera, il prossimo anno, visto che quest'anno non abbiamo più centrato l'obiettivo, andare nella categoria superiore. Quindi bisogna dare il giusto apprezzamento al lavoro che viene svolto e alle valorizzazioni che vengono effettuate. Quindi una cosa però sul futuro sportivo la possiamo dire, presidente, e poi veramente chiudo e lascio il microfono a Gabriele De Bari. Stagione 2024-2025, il Chieti ci sarà con Ettore Serra e l'obiettivo sarà quello di vincere il campionato. Questo lo possiamo dire? Assolutamente sì. Perfetto. Gabriele De Bari, una domanda per Serra. Questo è un impegno pubblico ufficiale che mette la società davanti a una nuova stagione carica di responsabilità, perché un presidente che dice non vendo la società, salvo un'offerta araba, vuol dire che ha la possibilità economica di ripresentarsi dopo che questa stagione non è andata come doveva andare, con ulteriori ambizioni per poter vincere, come lui ha confermato. Questo è un impegno verso i tifosi. Secondo te quanto può essere un'offerta araba, Gabriele? Ma sai, io adesso non conosco i conti della società, non vorrei dire delle cifre, però sicuramente qualcosa che ti ci fa pensare, ma se il presidente pare escluda questa ipotesi vuol dire che è già impegnato economicamente per la prossima stagione. Vediamo se ce lo dice Masciangelo quanto può essere un'offerta araba. Ma è stato chiarissimo il presidente, quindi è sottinteso che non cede la società, quindi anche l'offerta araba alla fine è improponibile, ma è stato chiarissimo per i tifosi, ha rassicurato tutti
è bello sentire delle frasi così da un presidente. E invece, presidente, lei, il direttore Masciangelo, vuole dire qualcosa, visto che oggi è andato a vincere 2-0 a San Benedetto? Beh, bisogna fare solo i complimenti, ci mancherebbe altro. San Benedetto, lo sappiamo, è una piazza difficile perché è una squadra molto competitiva, quindi andare lì a vincere sicuramente non è mai un caso, quindi sicuramente gli faccio i complimenti. Chiudo così, presidente. Grazie, poi la saluto e la ringrazio per il suo tempo che ha dedicato a noi della Domenica Sportiva di Rete 8. Lei ha detto che al momento non è, diciamo, non è, è prematuro parlare di organizzazione societaria per il prossimo anno, quando le ho chiesto di Sartiano, del direttore Sartiano. Ma alcune figure che possono affiancarla ci sta pensando, oppure andrà avanti da solo? No, ma infatti io mi aspettavo più una domanda di cercare qualcuno che mi affianca per rinforzare la società e cercare di migliorare sempre al meglio. Invece vedo che puntualmente arrivano più domande miranti al fatto se io la voglio vendere oppure no. Noi dobbiamo capire che bisogna creare una squadra, e la squadra si crea anche dal punto di vista societario. Quindi io vorrei veramente che invece ci fosse un sentimento reale dei tifosi e di tutti quelli che sono gli addetti ai lavori, per trovare imprenditori, privati o chi vuole insieme a terra portare tutti in Serie C. Questo vorrei sentire, non voci di vendite di società, di cambiamenti di organigramma. Oggi, se dobbiamo parlare di qualche cosa che è attuale, cerchiamo di rinforzare chi, ci proponiamo a terra degli imprenditori che possano insieme a lui fare forza a questa società. Io faccio solo una precisazione, presidente Serra, io faccio solo una precisazione doverosa, perché la domanda gliel'ho fatta io, non mi sono mai permesso di dire svendere la società, ho detto solo vendere, e la mia credo sia una domanda lecita, qualora, perché succede in tutte le piazze, dalla Serie A. Anzi, facciamo un grande in bocca al lupo al patron, al presidente della Fiorentina, che oggi ha avuto un grave problema di salute, fino alla terza categoria. Succede che ci sono dei gruppi interessati a delle società di calcio, quindi la mia era solo una domanda informativa, se lei era intenzionato a cedere o meno, non assolutamente a svendere. Io non l'ho mai detto e non mi permetterei. No, ma poi posso... Aspetta, è chiaro questo, no, presidente? No, ma non è polemica nella domanda sua. Ah, posto. No, assolutamente, non era questo lo spirito della mia risposta. Quello che volevo dire è che mi piacerebbe, dal punto di vista dei social, dei giornalisti, insomma, di tutto l'ambiente, che ci fosse più una spinta, no, alla ricerca di dire troviamo il modo per rinforzare la nostra società. No, ma vede, presidente, vicino a Chieti c'è una situazione simile, che è quella del Pescara, dove invece il presidente Sebastiani, lo ha detto ripetutamente ai nostri microfoni e non solo, non vede l'ora di andare via e che arrivi qualcuno che possa prendere interamente il pacchetto societario. Quindi sono punti di vista, c'è chi come lei preferisce avere delle collaborazioni e chi invece vuole andare c'è via. C'è una cosa importante. Prego, Gabriele. Dalle frasi che ha detto il presidente, sì, non mi pare che abbia bisogno di un aiuto o di una collaborazione, cioè è lui garante di un campionato nuovo ancora ambizioso, mi pare che sia stato categorico. Soltanto sui collaboratori, volevo chiedere se lei ha mai sentito qualche intervista di Sartiano? Prego? Qualche intervista di Sartiano l'ha mai sentita? Perché cosa ha detto? No, qualche volta dall'idea, insomma, che c'erano stati delle incomprensioni, soltanto quello, ecco. Con il presidente? No, nelle scelte del tecnico dopo 6 partite che non vinceva, dei cambi, okay, così, ecco. Soltanto per quello si poteva immaginare che ci potesse essere un nuovo entry nello staff, ecco, solo per, almeno per quanto mi riguarda. Ma delle sue possibilità. Non so quale intervista si riferisce, ecco, nello specifico. Ci sono state delle interviste un po' dove ci sono state delle incomprensioni, diciamo così. Cioè, Sartiano avrebbe detto che ci sono state delle incomprensioni? Sì, lui era sulle responsabilità delle scelte dei tecnici, okay, dei calciatori. Beh, si è assunto le responsabilità. Alla fine, certo, io parlo dell'inizio. No, ma questo l'aveva già detto il presidente, sì. Serra. Presidente, io la ringrazio, spero ci venga a trovare presto in studio, come quando vuole l'aspettiamo, perché sentire i suoi progetti per il futuro abbiamo è un fiducia piacere. In cui, presidente, abbiamo fiducia. Va bene, grazie a voi per avermi chiamato. Grazie presidente, grazie al presidente Ettore Serra. Con Paolo Durante andiamo allora a Fossombrone, immagini di Alberto Capo, ci vediamo la vittoria esterna del Chieti.
Il Chieti concede il bis dopo la prima vittoria casalinga contro il Vasto Girardi. È arrivato anche il primo urra in trasferta. A Fossombrone i neroverdi giocano una gara attenta in difesa e intensa in mezzo al campo, riuscendo a capitalizzare l'unica vera conclusione verso la porta marchigiana al termine di un contropiede magistrale. Lancio di Alessandro Gatto, controllo di Fall che viaggia per 30 metri e mette in mezzo un pallone su cui si catapulta Salvatore che insacca di testa da attaccante rapace. Tre punti che consentono al Chieti di salire a quota 39 in zona sicurezza con vista sui play-off. I neroverdi hanno infatti rosicchiato un punto, ora i play-off sono a 4 lunghezze. Il Fossombrone invece mastica amaro. La squadra di Fucili ha giocato bene, tirando più volte verso la porta del Chieti, dove è tornato tra i pali Serra dopo circa 3 mesi. Luiso non può contare sugli squalificati Vesi e Forgione, out anche Ardemagni. Rientra la Ziz, schierato per la prima volta centrale. Il giocatore poi si infortuna nel primo tempo e sarà costretto ad uscire. Nel Fossombrone di Fucili rientra il bomber Casolla, che però non è ancora al meglio e parte dalla panchina. Al centro dell'attacco c'è Germinale, dirige Framba di Torino. Pronti via, il Chieti protesta per uno scontro in area tra Sueva e il portiere di casa Marcantognini. L'arbitro lascia correre, ma i dubbi rimangono. All'ottavo il Fossombrone potrebbe sbloccarla. Colpo di testa di Germinale, sulla traiettoria c'è Rovinelli che da pochi passi indirizza in porta, reattivo Serra che sventa. 19esimo si vede il Chieti con Fall che non inquadra la porta. 32esimo pericolo per il Chieti, traversone di Germinale, Conti non arriva per un soffio. Al 35esimo si fa male l'Aziz, al suo posto entra Esposito. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Al quarto ci prova Fall, conclusione imprecisa. Al 15esimo azione confusa in area neroverde, Germinale prova la botta ma il tiro viene murato. Nel Chieti entra Alessandro Gatto per Sueva, nel Fossombrone dentro Bio Thomas per Fagotti. Al 26esimo il gol partita. Alessandro Gatto lancia Fall che difende benissimo il pallone e mette in mezzo un invito che Salvatore incorna da perfetto bomber, realizzando la quinta rete in campionato. Curiosità, il giocatore aveva segnato anche nel match d'andata vinto dal Chieti 3-2. Il Fossombrone si getta furiosamente in avanti, il Chieti si difende e rischia nel finale con Conti, che viene anche espulso per proteste, e soprattutto con il neoentrato Casolla che costringe Serra a un difficile intervento. Al triplice fischio, festa grande dei giocatori e dei 50 tifosi arrivati al Marcello Bonci per sostenere la squadra. Domenica prossima, turno interno con Riccione. Andiamo al Riviera delle Palme, San Benedetto, l'impresa di giornata è firmata dal notaresco di Andrea Masciangelo. Andrea, che domenica è stata? No, non è il notaresco di Andrea Masciangelo, è il notaresco in studio guidato, sì, guidato da un allenatore che è predestinato da uno staff importante e da un gruppo di ragazzi eccezionali che è bellissimo vederli ogni giorno lavorare, e poi queste sono le soddisfazioni che tutti insieme sono contento che se li prendono, perché hanno fatto una grande partita, ma ripeto, lo dicevo oggi al Presidente, è bello vederli lavorare, vederli allenare tutti i giorni. A proposito di Presidente, non so se hai sentito lo sfogo del Presidente della Samba. Ho intravisto, sì, però è chiaro, quando perdi in quelle piazze una partita del genere, le reazioni a caldo possono essere sempre viste da diversi punti, quindi noi abbiamo fatto la nostra partita come le abbiamo sempre fatte, cercando di giocare senza paura. È chiaro che i primi 10-15 minuti i ragazzi si vedevano che in uno stadio di 5.000 persone molti non avevano mai giocato, quindi c'era timore, però la cosa bella è stata vederli pian piano crescere, applicare quello che l'allenatore gli dice lo staff tutti i giorni, e con coraggio, con forza, con determinazione e con un pizzico di spensieratezza sicuramente, perché c'è differenza tra San Bettese e Notaresco. Obiettivo playoff naturalmente. Obiettivo, chiaramente il primo è stato raggiunto, quindi oggi lo possiamo dire che era quello della salvezza. Dai, poi non, adesso, non scherziamo Masciangelo, l'obiettivo playoff. Il nostro obiettivo era quello, poi è chiaro che il lavoro ci ha portato a stare lì, adesso dobbiamo alzare l'asticella partita per partita per cercare di, nell'anno del centenario, di lasciare un segno importante in questa stagione, perché quando sei lì devi affrontare le partite come le affrontate oggi, cercando magari, alzando l'asticella, ripeto, di arrivare a un sogno, perché il nostro obiettivo è una squadra più giovane del torneo, quindi un torneo molto difficile, e dobbiamo cercare di regalarci una soddisfazione importante per quel percorso che ho fatto. Bruno, lo blindi per il prossimo anno? Penso che
sarà difficile blindarlo, ma non pensiamo al prossimo anno, ripeto, c'è grande voglia di continuare a fare questa impresa, tra parentesi, in queste 7 giornate, affrontarle al meglio, lavorare. Appena finita la partita pensavamo già a domenica prossima come prepararla, e questo è lo spirito che ci ha portato a stare lì, e quindi ce la giocheremo fino alla fine. Tra l'altro avete un tifoso in più, Luigi Di Giosia, che gestisce sì. La Tirreno Adriatico, so che viene a vedere sempre il notaresco, no Luigi? Che bella sorpresa oggi. Una sorpresa, sì. Vabbè, è stata la abito lì vicino, quindi. Non è che il notaresco è il comune che non ti ha ringraziato, no? No, notaresco non siamo transitati quest'anno. Okay. Giusto. Vogliamo andare a Riviera delle Palme con le immagini? Ci vogliamo andare a rivedere questa giornata, la possiamo dire, Masciandro, una delle più belle tue da direttore? Sì, una delle più belle, anche se quella, diciamo, più bella e più emozionante è stata quella dell'anno scorso, della finale play-out, perché Roma è stato City. Qualcosa di vincere lì 3-2 andando sotto 2 volte, non, veramente penso che sia stata una cosa impressionante. Ma le abruzzesi, e poi andiamo con il servizio, mi viene da pensare a Chieti e l'Aquila, che voglia l'Aquila è ancora in corsa, anche se oggi il passo falso di Sora ha permesso al Campobasso di andare più 8. Ma se l'Aquila, Chieti o Avezzano dovessero chiedere un allenatore per vincere il Raddì, consiglierebbe Bruno? Sì, ma è per vincere, per lavorare, è un allenatore predestinato che ha delle idee innovative, che gioca a calcio, perché se uno rivede la partita anche oggi, andare a San Benedetto e giocare a palla a terra e provare e fare gol non per errori degli altri, ma per azioni provate durante la settimana da mesi e mesi, capisci che è comunque un allenatore che può arrivare ad alti livelli, quindi basta vedere le partite, basta avvenire qualche allenamento e ti rendi conto che è un allenatore importante, che deve fare esperienza, deve continuare a lavorare, ci crede molto, è umile, e quindi sicuramente ne sentiremo parlare. Vediamo allora la vittoria del Notaresco 2-0 al Riviera delle Palme. Il Notaresco sbanca in Riviera delle Palme vincendo nei minuti finali per 2-0, successo che potrebbe valere la permanenza in categoria per i taurini, KO sanguinoso per i marchigiani, che potrebbero dire addio alla lotta per il vertice. Calcio d'inizio per i padroni di casa, dopo soli 5 minuti di gioco, Tegola in casa Samb. L'ex Campobasso Bontà deve subito abbandonare la contesa per un infortunio muscolare, al suo posto entra Paolini. Al 15esimo rischia la frittata la retroguardia abruzzese, ma i padroni di casa non sfruttano la disattenzione. La gara è bloccata con l'11 di Alessandrini, che prova a scardinare la difesa ospite, e il Notaresco bravo ad agire in ripartenza. L'unico tiro nello specchio della prima frazione porta la firma di Scipioni con Coco, che con un pizzico di frenesia in 2 tempi fa suo il pallone. Con le immagini di Francesco Ricucci entriamo nella ripresa con la Samba, che sembra iniziare con il piglio giusto, ma il Notaresco ad avere la prima palla gol del match. Bonfiglio fa tutto da solo, trovando solo il corner e peccando di altruismo, facendo infuriare i suoi tifosi. Il canovaccio tattico della prima frazione sembra però continuare anche nella seconda, con nessuna delle due compagini che riesce ad avere il guizzo vincente in una partita fortemente bloccata. La prima conclusione della Samba nello specchio arriva solo al 64esimo. Tomassini, entrato da poco, si invola verso la porta, ma l'ex Pineto non crea problemi a Curtosi. I marchigiani, tutti a trazione anteriore, sentendo del pari del Campobasso, cercano disperatamente il vantaggio. Ancora Tomassini ci prova con un tacco, bravo Curtosi a opporsi. Sul proseguo dell'azione Martiniello trova un eroico Formiconi a salvare sulla linea. A 2 dal termine, ancora più clamorosa la palla gol fallita dagli adriatici, su palla sanguinosa persa a centrocampo. Ancora Tomassini lavora alla perfezione il pallone per Martiniello, che fa strozzare il boato dei 4.865 del Riviera delle Palme. Come sempre la dura legge del gol colpisce ancora letteralmente. Sul ribaltamento di fronte Belloni sgomita in area, sul pallone vagante arriva il classe 2005 Marrancone, che a porta sguarnita non può proprio sbagliare. Nel secondo dei 6 minuti di recupero è Belloni a chiudere definitivamente la partita, raddoppiando per i suoi e consegnando i 3 punti che potrebbero significare la permanenza in categoria dell'11 di mister Alessandro Bruno. KO sanguinoso per i marchigiani, che potrebbero dire addio alla lotta per il vertice.
allora, prima parlavamo con Andrea Gessa dei giovani e giustamente c'è, bisogna rischiare, bisogna farli giocare. Marrancone 2005, gol decisivo a San Benedetto, il quarto in stagione, a chi lo cederai? Gol decisivo a Chieti, gol decisivo a Riccione. A chi lo cederai? Ci sono ancora 7 partite e poi il ragazzo ti scateno Gabriele De Bariconto se fai pretattica e se fai il diplomatico. Noi per adesso non vendiamo, quindi Gabriele chiedi qualcosa, chiedi le richieste sono arrivate anche a dicembre, questo non lo nascondo, per Marrancone e per qualche altro ragazzo B, C o A, anche di B e qualcuno anche di A, però il ragazzo è voluto. Ha ragione Andrea Gessa, ma sicuramente ragione, noi abbiamo un 2006 Saccomanni che ha fatto anche il Viareggio e comunque ha fatto già 3 gol, è un 2006 e quindi non so quante squadre. Il calcio di alto livello, che ruolo potrebbe fare Saccomanni secondo me? È una mezzala stile Barella, però è chiaro, adesso l'anno scorso faceva gli allievi e si allenava 2 volte, intanto ha fatto un campionato di Serie D e fino adesso ha fatto 20 presenze e 3 gol, il prossimo anno dovrà continuare a fare un percorso importante e poi, però se non giocano e comunque non lavorano, come ha detto Andrea, in una certa maniera, perché comunque ripeto, l'allenatore e lo staff lavorano sui ragazzi e c'è un'idea di lavorare sui ragazzi, è chiaro che noi gli possiamo dare la possibilità di lavorare e mettersi in mostra e poi crescono. Vedi Andrea Gessa, 2006-2005, in campo lanciati, l'anno scorso allievi, gol decisivi e arriva la Serie A. È così, io credo che, come dicevo prima, se si lavora sui ragazzi possono poi presentarsi in grandi piazze, in grandi palcoscenici, perché comunque la Serie D oggi non ha nulla che invidiare alla C, anzi penso che veder giocare alcune squadre in D è anche più bello e arriverebbero anche più pronti se riuscissero a lavorare in una certa maniera, magari partendo da under 14, 15, 16, 17. E se invece stiamo lì col freno a mano tirato perché devono riposare, perché non lo so che cosa bisogna vincere la domenica, non lo so, penso che non facciamo un bene a chi potrebbe magari invece dare modo loro di essere lì a farsi vedere. Messaggio chiarissimo, ultimo servizio, una sconfitta pesantissima per l'Aquila, Lorenzo Valeriani ci racconta il KO 1-0 a Sora. Peccato perché l'Aquila oggi con il pareggio del Campobasso poteva riaprire definitivamente il campionato, ora a meno 8 diventa difficile e poi torniamo con la Tirreno Adriatico, la tappa di Valle Castellana e i scenari futuri del ciclismo in Abruzzo. Farai un commento tranquillo, mi raccomando Gabriele. Vediamo. L'Aquila 1927 e Sora si giocano un turno importante al Claudio Tomei. Rossoblu costretti a non mollare la presa nei confronti di Campobasso e Samb che navigano a vele spiegate. Bianconeri vogliosi di riscattarsi dopo lo scivolone con l'Atletico Ascoli che ha posizionato i ciociari nelle zone calde a soli 2 punti dalla zona play-out. Abruzzesi con la formazione tipo e con il 3-4-3 ormai rodato di Cappellacci. Laziali col 3-5-2 con Gubellini che si riprende una maglia da titolare al fianco di Didio. Fischia Santinelli di Bergamo. La prima occasione arriva dopo 4 minuti ed è di marca aquilana. Origlio dalla sinistra cerca il traversone ma trova una parabola pericolosa con la sfera che sbatte sulla traversa prima della presa un po' in affanno di Crispino. Sora che risponde al 22esimo quando Di Giglio raccoglie in aria un bel filtrante che lo stesso numero 7 bianconero non riesce a trasformare in rete per Lotti. Intervento di Alessandretti, bravo a stoppare in angolo. Sora che preme e che spesso lo fa da destra. Stavolta Michelin respinge coi pugni l'incursione di Ippoliti al 27esimo che poteva creare parecchi grattacapi. 2 minuti più tardi l'Aquila può far male. Angiulli sventaglia sul secondo palo. Banegas la accomoda di testa per Del Pinto che viene anticipato. Poi Origlio, troppo defilato, non trova lo specchio. Gol mangiato e gol subito. Sul ribaltamento la catena di destra del Sora funziona ancora alla perfezione e stavolta il tap-in di Gubbe.
Bellini, sul perfetto cross di Tribelli, manda in estasi il Tomei. Passano due minuti e lo stesso Gubellini si trova tu per tu con Michelin, ma dopo lo slalom riuscito la difesa rossoblu recupera salvando in angolo. L'Aquila soffre perdendo anche qualche equilibrio, ma al 39esimo sull'ennesima pennellata di Angiulli Bellardinelli colpisce di testa nel peggior modo possibile, divorandosi il gol del pari. Ma questo è nulla rispetto alle molteplici occasioni del 42esimo con l'area bianconera trasformatasi in flipper. Apre il palo di Angiulli e chiude lo stesso centrocampista con la rasoiata di poco sopra la traversa. Nel mezzo accade di tutto in un battito di ciglia. La ripresa parte a ritmi blandi, anche se l'Aquila sulla falsariga del primo tempo tiene il pallino in mano. Alcuni cross degli esterni non vanno a buon fine, allora Angiulli, di gran lunga il migliore dei suoi, prova a mettersi in proprio col classico mancino e all'11esimo la sua stoccata fa la barba all'incrocio dei pali mettendo i brividi a Crispino. Due minuti dopo una ripartenza improvvisa agevola l'avanzata di Didio, ma il suo destro sfiora il palo alla destra di Michelin dopo una leggera deviazione. Al minuto 22 Cappellacci innerva l'attacco inserendo Alessandro esterno a sinistra con Origlio che scala nella linea mediana per un ritorno al 4-3-3. Il 20 rossoblu può entrare in scena dopo pochi minuti al 27esimo, ma il suo destro non c'entra l'obiettivo dopo il muro difensivo locale. L'Aquila preme, ma ancora la sfortuna ci mette lo zampino. Al 39esimo ancora Angiulli è l'uomo più pericoloso, ma anche stavolta il suo primo avversario, cioè il palo, dice di no al pari aquilano. Il Sora ora gioca solo in ripartenza e in una di queste Gubellini e Capparella provano a chiudere il match in anticipo. Michelin è straordinario coprendo lo specchio al 2004. Da qui alla fine degli otto di recupero l'Aquila ci prova, cinge d'assedio la metà campo bianconera, ma i centimetri fanno la differenza in negativo con il pallone che non riesce a varcare la linea di porta. Sora che vince una partita di importanza capitale, l'Aquila che sente in bocca tutto l'amaro possibile, soprattutto guardando ai risultati delle prime due della classe. Torno a parlare di ciclismo con Luigi Di Giosia. Luigi, prima abbiamo raccontato Giulianova, ora raccontiamo la tappa vinta dal miglior corridore al mondo per le corse a tappe, Jonas Vingegaard, partenza da Torricella, arrivo a Valle Castellana. Che tappa è stata? Secondo me è stata la tappa più bella della Tirreno Adriatico quest'anno, perché sia come caratteristica che come scenario è stata bellissima. Poi dura, e nessuno si aspettava che Vingegaard già attaccasse in questa tappa, ma tutti aspettavano la tappa successiva del Monte Petrano, ma abbiamo visto che per gli addetti ai lavori è partito con un rapporto, una monocorona con il 52, quindi ha fatto delle salite anche impegnative secondo il mio punto di vista, perché con pendenze del 13-14% su salite da 25-30 minuti è andato veramente, veramente forte. Si parlava di 7 watt per chilo, quindi una prestazione veramente impressionante. E sulla salita di San Giacomo ha fatto la selezione ed è arrivato con circa più di un minuto e mezzo su Ayuso e Indri a Valle Castellana. È stata una tappa, anche questa, caratterizzata da un fiume di sportivi sul percorso. Io l'ho seguita, però onestamente non ho visto niente per un motivo molto semplice, in quanto andando con RCS si poteva stare dietro i corridori solo e esclusivamente se c'era una fuga importante con dei minutaggi importanti. Sono andati talmente forte, hanno fatto oltre 43 di media su un percorso del genere, che noi siamo dovuti stare sempre avanti e quindi ho visto veramente poco. Però ho seguito alcune salite, tra cui quella di San Giacomo e quella anche di Castellalto, che effettivamente andavano veramente come motorini. Hai raccontato nel dettaglio la tappa, Luigi, dobbiamo fare uno sguardo all'Albo d'Oro, proprio per sottolineare le parole che diceva Gabriele De Bari poco fa, ovvero l'importanza della Tirreno Adriatico, perché se partiamo ad esempio dal 2021, ai Prati di Tivo, dove quest'anno arriverà Giro d'Italia e Giro d'Abruzzo, ha vinto Tadej Pogačar, l'anno successivo a Bellante, detto un nome sbagliato, Bellante, no, Bellante, ok, ha vinto Tadej Pogačar,
L'anno scorso, 2023, a Tortoreto ha vinto Primoz Roglic, che poi ha vinto il Giro d'Italia. Quest'anno ha vinto Jonas Vingegaard. Ma gli anni primi, Quintana e Terminillo. Sotto Terminillo non è Abruzzo, però. No, vabbè, dicevo come corsa in genere. La posso finire? Sì, prego. Okay. Ha vinto Jonathan Milan, che è un campione olimpico, a Giulianova. Ha vinto Vingegaard, che è il miglior corridore del Tour. L'anno scorso andò forte Giulio Ciccone, che quest'anno Gabriele, per un infortunio, ha avuto un intervento chirurgico, ha saltato la Tirreno e salterà anche il Giro d'Italia. Ma mi auguro che vada al Tour e al Tour faccia però ancora... ti ho chiamato Giulio. Gabriele, l'anno scorso al Tour Ciccone ha esaltato l'Italia con la maglia Pua. Sì, ha esaltato, ma da lui non mi aspetto soltanto la maglia Pua, che è qualcosa, come dire, è un compensativo. Mi aspetto che vinca una tappa, che indossi la maglia gialla, che lotti in classifica, perché lui ha le qualità per lottare, però purtroppo manca di continuità, ci sono delle tappe in cui si eclissa, non lo vedi. Io da lui mi aspetto di più, cioè noi sono anni che aspettiamo la sua esplosione, che finora ci è stata annunciata ma non è mai arrivata. Gabriele è cattivo con Ciccone. No, sono cattivo. No, Gabriele. Perché lo stimo, perché penso che abbia delle qualità importanti. Sì, che però è l'unico corridore abruzzese che regala emozioni. Ma ci mancherebbe altro. Dai. Questo di Giosia. Questa intanto è la partenza, se non erro, la mattina di Torricella, sì. Su Ciccone. Ma Ciccone, secondo me, come dice Gabriele, può fare tanto, tanto di più. È un corridore abruzzese e quindi io a prescindere sono un suo tifoso, sono contento eventualmente se può migliorarsi e può fare un risultato importante. Noi lo aspettiamo già da diversi anni, ma gli anni passano e speriamo insomma che ci possa regalare qualcosa di più importante, anche se la maglia Pois al Tour de France è una maglia prestigiosa, importante. Quindi critichi quello che dice Gabriele De Bari? No, assolutamente, non critico mai Gabriele De Bari, ci mancherebbe altro. Magari lo dico in modo un po' più diplomatico, nel senso non molto più diretto, non diretto così, però effettivamente anche noi ci aspettiamo qualcosa in più, perché comunque è un corridore importante della Trek. Uno che ha le sue qualità deve emergere in maniera proprio di personalità, di risultati, di continuità. Purtroppo è anche sfortunato, perché ogni anno c'è qualche problema e questi problemi ne stanno ritardando l'esplosione. Ma io da Ciccone mi aspetto di vederlo protagonista nei primi della classifica, in tappe importantissime. Cioè, è uno che ha qualcosa che ti emoziona, e allora dico, perché non riesce a regalarci l'emozione a tempo pieno, diciamo? Vive di sprazzi, e io da lui mi aspetto una continuità della sua classe. Va bene, messaggio chiaro. Prati di Tivo, Luigi Di Giosia, Giro d'Abruzzo, Giro d'Italia, doppietta per la montagna del Teramano. Ma intanto permettimi di fare i complimenti, di ringraziare ancora una volta la Regione Abruzzo, e il Presidente Marsiglio, l'Assessore Guaglieri e tutta la Regione istituzionalmente parlando, perché comunque continua ad investire tantissimo sul ciclismo. Quest'anno ci sta regalando anche il Giro d'Abruzzo, che partirà il 9 aprile e toccherà sostanzialmente la provincia di Teramo, anche con la tappa di Prati di Tivo, che più o meno viene sempre dall'Aquila, quindi percorre gli ultimi chilometri anche della tappa del Giro d'Italia, per poi ripartire il giorno dopo da Montorio e arrivare all'Aquila, dove si concluderà il Giro d'Abruzzo. Giro d'Abruzzo. Mia moglie era una miss del Giro d'Abruzzo. L'hai conosciuta lì? Sì. Vedi? Al chilometro lanciato di Monte Silvano verso Vento. Vedi? Vedi? Quando il Giro d'Abruzzo era fatto da Profeta. Anni fa, tanti anni, vedi, fa, ovviamente. Vedi come scopriamo gli altarini, Luigi? Poi, quindi, sempre l'Abruzzo ormai è protagonista nel ciclismo che conta, perché da diversi anni con la Tirreno, col Giro d'Italia, quest'anno anche il Giro d'Italia toccherà l'Abruzzo per ben 4 volte, in 4 località diverse, 2 partenze e 2 arrivi, Martinsicuro, sempre Praditivo, poi c'è Pescara, Francavilla credo. Francavilla è la ripartenza da Martinsicuro, e quindi ci stanno investendo tantissimo. E poi ci sarà il Giro d'Italia femminile, Women, con l'arrivo all'Aquila dopo l'tappa di Guardia Grele, di Lanciano, del Blockhouse. Doppio Blockhouse. Doppio Blockhouse, si ripartirà da Pescara. 2029, Luigi, tu sei stato
artefice più dell'europeo che si farà assoluto, una grande, grande novità per l'Abruzzo di ciclismo e quindi l'Abruzzo. Se ne parla poco dell'europeo, ma credo che mancano 5 anni, dai. Però insomma è stato un traguardo importante aver assegnato all'Abruzzo un campionato europeo. Io sull'europeo non sono d'accordo. Però se tu chiedi a 10 persone per strada chi è il campione europeo, non te lo sanno dire. Come che se no? Chiedi chi è il campione del mondo, magari te lo sanno dire. Se devi sempre criticare, Gabriele, ma mi sarei meravigliato di secondo piano, ma non è vero, mi sarei meravigliato se avessi detto il contrario. Ti ripeto, la forza di una corsa, la popolarità va di rapporto sulla gente. Ma poi ci sono i numeri, però, perché abbiamo provato a portare il campionato del mondo. Lo so, abbiamo provato, però fino al 2029 purtroppo era occupato. Ma l'Abruzzo, come dicevi prima tu, è veramente diventata un punto di riferimento internazionale ogni anno, e questo è qualcosa di importante perché coinvolge l'Abruzzo, tanto turismo, tanta gente che viene a vederlo. Ci sono dei canadesi che hanno avuto scoprire il blockhouse. Hanno preso le biciclette da Masciarelli e sono andati 6 a vedere il blockhouse. Senza il Giro d'Italia non avrebbero visto mai. Lo salutiamo Palmiro Masciarelli, l'amico Palmiro, lo salutiamo, un grande amico del ciclismo. Ho condiviso con lui sul mio lavoro molti giornali. Lo attaccavi? No, Masciarelli era un generoso, era un combattente. Non lo attaccavi? Ha fatto 9 mondiali. No. Strano che non lo attaccavi. È stato un grande. Siamo arrivati al termine, io faccio ad Andrea Gessa un grande in bocca al lupo chiedendogli qual è il prossimo obiettivo della sua Under 17. Obiettivo portare 10 ragazzi in primavera l'anno prossimo. In bocca al lupo Andrea. Crepi, grazie, che perché il Barcellona ha dimostrato che il 2007 fanno male al Napoli, eh? Assolutamente, io la penso così. I tuoi sono 2000? 2007. Hanno giocato titolari in Champions e hanno vinto la partita. Quindi non sono troppo giovani. No, assolutamente, anzi. Ma la cantera. E devi sempre mettere il punto esclamativo tu. Ti ritrovo in grande forma, Gabriele. Ho visto dal vivo. Rivederti in grande forma mi fa estremamente piacere. Anche poi il tuo amico Pioli è andato a più 3 dalla Juventus, quindi. Sì, ho visto, ma no, questa Juve di ultimi tempi è una delusione. Però Pioli è bravo, anche se tu l'avevi trattato male. Ma non mi pare. Bravo è una parola importante. Neanche Pioli è bravo. No, non assolutamente. L'avete detto voi. Uno che dice dopo che ha perso un derby 5-1 dopo 50 anni, in sala stampa ha detto: i primi 4 minuti abbiamo dominato. Io, se sono il presidente, ti prendo per un orecchio e ti porto a casa. Non esagerare, non c'è il presidente. Hai fatto sorridere Francesco Berardinelli alla telecamera, che saluto e ringrazio. Grazie a Dino D'Angelo in regia, grazie a Gabriele De Bari. Grazie a voi. Grazie e complimenti ad Andrea Masciangelo. Grazie e complimenti a Luigi Di Giosia per lo splendido lavoro fatto con il grande ciclismo in Abruzzo nella settimana della Tirreno. Grazie ad Andrea Gessa, in bocca al lupo per la sua Under 17. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ricordiamo la notizia che vi abbiamo dato in apertura: Emanuele Cascione, nuovo allenatore del Pescara, domani la firma sul contratto e il primo allenamento che verrà diretto dall'ex capitano biancazzurro. Buonanotte.